Shimmers, benvenuti al canale, io sono Marichelle e oggi siamo nella rubrica Rumors. Allora, ho deciso di fare una rubrica Rumors perché effettivamente ci sono tante novità. Ovviamente sono tutti pettegolezzi, però sappiamo che pettegolezzi spesso corrispondono alla realtà, perché tanti pettegolezzi che abbiamo fatto ci hanno dato poi ragione. Allora, il primo Rumors che vi presento, intanto la fonte è SimWorld, ve la metterò anche in descrizione, riguarda gli animali. The Sims 4 Pets, trovate i codici relativi agli animali nel CAS. Ecco qua, forse ragazzi arrivano gli animali. Io però sono sicura sinceramente che verranno reinseriti, non ho dubbi, ma è bello vedere che hanno trovato qualcosa. Leggiamo proprio dalla fonte. I sospetti che Pets sia la quarta espansione si fanno sempre più forti. Dopo la scoperta di riferimenti a cani e gatti nei file di gioco, recentemente si sono stati ritrovati altri elementi che avvalorano l'ipotesi dell'arrivo della tanto amata espansione sugli animali. Sim 4 Studio, un programma progettato principalmente per creare CC e modificare asset di gioco, mostra in automatico la lista delle parti del CAS presenti nel gioco sulla base di ciò che è contenuto nei file. Quindi hanno trovato dei file contenenti cose riguardanti gli animali. A questa lista si sono di recente aggiunte altre parti del corpo. A giudicare dal nome, possono essere riconducibili agli animali. Le parti sono orecchie, coda, orecchie pelose, coda pelosa e corpo peloso. Quindi, ragazzi, probabilmente si riferisce agli animali. Potrebbe riferirsi anche, ad esempio, dei mostri, volendo, però secondo me è più probabile che si riferisca agli animali. Supposto che tutto questo abbia a che fare con gli animali, queste parti del corpo potrebbero essere modificabili quando si andranno a personalizzare i nostri amici a quattro zampe. È bene specificare che molto probabilmente queste non saranno tutte le parti che potremo modificare, in quanto si tratta di informazioni emerse in anticipo rispetto all'ipotetico annuncio dell'espansione. Quindi teoricamente potrebbero esserci anche, ad esempio, cavalli. Per esempio, qui non si deduce orecchie coda, orecchie pelose, coda pelosa. Non è detto che siano solo ovviamente cani e gatti, potrebbero essere cavalli, quindi ci potrebbero essere parti del corpo qui non dette e quindi potrebbero esserci anche altri animali. Però tutto questo appunto fa ben sperare. Poi un altro rumors molto molto interessante riguarda dei sondaggi. Sono stati fatti, partiamo da qui, dei sondaggi dall'Electronic Arts per email ad alcuni giocatori, a quanto pare, almeno questo è quello che dice la fonte. Non sappiamo fino a che punto sia attendibile, però questo dicono. Anche in passato c'erano stati altri sondaggi di questo tipo ed effettivamente poi sono state fatte molte delle espansioni proposte, non tutte, quindi le espansioni che andremo a leggere ora non è detto che escano, però probabilmente qualcuna di loro uscirà. Allora, le espansioni che nei sondaggi sono state proposte sono The Sims 4 Imprenditore Expansion Pack. I Sim che sono entusiasti di aprire la propria attività commerciale possono fare profitti in The Sims 4 Imprenditore Expansion Pack. Prendi case fatiscenti, trasformale in bellissime residenze e vendile per i profitti. Apri e gestisci una galleria d'arte, costruisci un parco acquatico comunitario o apri un caffè completo di dolci e musica dal vivo. Compra e restaura case, metti su il tuo impero di residenze comprando case abbandonate, restaurandole e vendendole per i profitti. Apri una galleria d'arte, apri la tua galleria d'arte per assumere artisti locali, commissiona nuove opere d'arte e organizza lezioni artistiche. Costruisci un parco acquatico, crea il tuo parco acquatico per far divertire il vicinato, completalo con nuove attrazioni acquatiche, divertimenti per la famiglia. Apri un caffè, fai profitti aprendo il tuo caffè, completalo con delizie caffeinate, gustosi spuntini e assumi musicisti locali per intrattenere gli ospiti. È carino, però ce ne sono altri più interessanti. The Sims 4 Vacanze Invernali Expansion Pack. Ecco, questo è molto interessante. The Sims 4 Vacanze Invernali. Però mi lascia un dubbio. Prima ve lo leggo, poi vi dico il mio dubbio. È arrivato il freddo invernale ed è tempo di prendere i tuoi Sim con te per una vacanza invernale in The Sims 4, Vacanze Invernali e Expansion Pack. Scegli il tuo alloggio invernale preferito, poi
poi dirigiti fuori per costruire un pupazzo di neve o giocare al lancio delle palle di neve. Fai snowboard e competi per ottenere medaglie. O fai una serena passeggiata attraverso le montagne per vedere cosa riesci a scoprire. Scegli il tuo alloggio. Sistemati nella tua vacanza d'inverno scegliendo di affittare una cabina invernale, una casa vacanza adatta alla famiglia o vivi in un hotel completo di servizio in camera. Gioca nella neve, porta i tuoi sim fuori per godersi la neve, crea un pupazzo di neve, fai angeli di neve o sfida i tuoi amici al lancio delle palle di neve. Fai snowboard, prendi la tavola e mostra le tue abilità di snowboarding. Firma per la gara di snowboard per competere per l'oro e guadagnare premi. Esplora le montagne, allacciati le tue scarpe invernali per una passeggiata rilassante attraverso le montagne coperte di neve. Segui tracce di animali, scopri cave e forse potrai imbatterti nel tanto vociferato Yeti. Allora ragazzi, questo mi sembra fantastico. Il problema qual è secondo me? Che c'è scritto vacanze invernali expansion pack, vuol dire che sarebbe un'unica espansione dedicata non alle stagioni, ma solo all'inverno. Ora, gli expansion pack escono tipo una volta all'anno, forse massimo due. Cosa vuol dire? Quanti anni ci vogliono per avere tutte le stagioni? Cioè, se esce un'espansione solo per l'inverno, le altre quando arrivano? Secondo me non ha senso, avrebbe più senso un'espansione con tutte le stagioni e poi eventualmente dei game pack aggiuntivi che aggiungono particolarità alle varie stagioni. Non un expansion pack solo per l'inverno. Ditemi anche voi cosa ne pensate nei commenti. Poi l'altro è The Sims 4 moda innovativa game pack. Prendi ago e filo, perché è tempo per i tuoi sim di esibire i loro abiti in The Sims 4 moda innovativa game pack. Progetta e personalizza nuovi abiti, organizza uno spettacolo di moda e guadagna reputazione grazie ai tuoi ultimi look. Scegli di diventare un modello e avanza la carriera per incassare fama. Progetta nuovi abiti. I sim creativi possono mettersi dietro la loro macchina da cucire per progettare nuovi look. Scegli gli stili e personalizza il colore, trama e stampe per una varietà di stili. Organizza uno spettacolo di moda. Dirigiti in centro per partecipare allo spettacolo di moda dove i modelli possono esibirsi e mostrare le loro nuove pose. I top model e fashion designer influenzeranno le tendenze in giro per la città. Carriera di modello, bellissima. Intraprendi la nuova carriera di modello e diventa famoso. Migliora le tue abilità di modello per far crescere la tua fama e riempire il tuo portafoglio. Questa mi piace veramente tanto ed è un game pack, quindi molto molto carino. Poi The Sims 4 Vita d'amore Game Pack. I sim interessati in questioni di cuore saranno contenti con The Sims 4 Vita d'amore Game Pack. Vai ad una varietà di appuntamenti romantici, nuovissimi luoghi e sii l'accoppiatore per i tuoi amici. Prova il divertimento del matrimonio e il dramma, cominciando con il chiedere il permesso ai genitori e fino a godersi la luna di miele. Vai agli appuntamenti, partecipa ai tuoi primi appuntamenti, appuntamenti al buio, appuntamenti di gruppo, in una varietà di nuove locazioni, dal giardino degli innamorati al caffè al chiaro di luna, completo di palco per concerti privati. Diventa un accoppiatore, pratica le tue abilità di accoppiamento organizzando appuntamenti e sim, dando consigli romantici ed estreggiandoti nel mondo degli appuntamenti come accoppiatore. Organizza un matrimonio. I matrimoni sono più grandi che mai. Chiedi ai genitori il permesso di sposarti. Bellissimo questa cosa, che interazione. Molto all'antica, bellissima. Prova il divertimento delle feste di addio al nubilato e al celibato. Bellissimo. E pianifica i dettagli del grande giorno. Nel presunto sondaggio è stato chiesto agli utenti quali professioni e stadi sovrannaturali tra quelli elencati avrebbero preferito giocare. Quindi le professioni, le creature proposte erano: supereroe, super cattivo, rapinatore, allevatore, artista di make-up, modello, vigile del fuoco, fioraio, fashion designer, meccanico, insegnante, astronauta, attore celebrità, streghe, sirene, mutaforma, vege sim, yeti, geni, robot, zombie, nuove specie aliene, lupi mannari, fate e nessuna delle precedenti. Allora, a me supereroe ispira tantissimo, poi anche il rapinatore. L'allevatore anche, sinceramente, oddio, tutti mi ispirano. Forse solo il fioraio mi interessa un po' meno personalmente. Modello mi piace abbastanza. Poi, cos'altro mi piace? Beh, astronauta ce l'abbiamo già, anche se non è una carriera attiva, diciamo. Attore celebrità, bellissimo. Streghe, sirene, tutte e due assolutamente. Mutaforma è interessante. Vege sim, c'era anche in The Sims 2, diciamo che
fra tutti non mi interessa tantissimo, però è carino. Yeti, beh, Yeti è fantastico. Zombie, nuove specie aliene, lupi mannari, fate, beh, è tutto molto molto bello. E detto questo, abbiamo appunto informazioni in più. Dopo il recente sondaggio in cui venivano proposte alcune idee di espansioni, un fan di gioco ha dichiarato di averne ricevuto un altro contenente però proposte diverse da quelle apparse nel primo. Qui di seguito riportiamo le espansioni descritte. The Sims 4 Fate Game Pack. Fai un leggero passo verso le polvere magica e prova a non starnutire, visto che è il momento di abbracciare la magia in The Sims 4 Fate Game Pack. Crea le tue fate che sono piccole o così magiche. Fuggi in un mondo fatato, nascosto, dove potrai imparare nuovi trucchetti per fare dispetti quando tornerai nel mondo reale. Bellissimo. Crea fate, crea le tue nuove piccole fate utilizzando una varietà di nuovi abiti magici. Hai colorate, opzioni di decorazione luccicanti. Mondo fatato nascosto, le fate possono fluttuare verso un nuovo mondo magico che può essere visto solo se sei una fata o se ti è stato dato il permesso speciale da una fata. Causa dispetti, raccogli polvere di fata sufficiente e insegna alla tua fata ad imparare nuovi trucchetti. Causa dispetti, incanti e oggetti abbraccia il caos magico. Poi The Sims 4 Streghe Game Pack. Le streghe si radunano nel loro covo per creare pozioni e maledizioni. The Sims 4 Streghe Game Pack. Crea streghe che sembrino vecchie e malvagie o giovanili ed innocenti. Mescola pozioni magiche e lancia incantesimi con la tua magica scopa che può essere usata anche per volare nel cielo notturno. Quindi crea streghe, crea una sim strega dalla più brutta alla più giovanile. Scegli partendo da capelli arruffati, da verruche fino a mantelli lussuosi e abiti minacciosi. Mescola pozioni, tira fuori calderone per mescolare potenti pozioni che ti aiutino a lanciare potenti stregonerie sugli oggetti, maledire altri sim o causare agli altri comportamenti innaturali. Poi scope magiche. Nessuna strega è completa senza una scopa magica. Usala per volare nella notte, lancia incantesimi o difenditi dagli altri sim meno entusiasti dei tuoi comportamenti mistici. Tra l'altro, io non saprei cosa scegliere tra fate e streghe. Tutte e due, le voglio tutte e due. The Sims 4 Lavori da sogno Expansion Pack. Adesso i sim possono intraprendere carriere riservate a pochi in The Sims 4 Lavori da sogno Expansion Pack. Guadagnati fama e fortuna fluttuando nello spazio come astronauta, dandoti a pericolosi colpi come rapinatore o prendendo una chitarra e andando sul palcoscenico. Diventa un astronauta, lanciati nello spazio, approdi in un'entusiasmante stazione spaziale, conduci esperimenti, fluttua nello spazio e fai passeggiate spaziali. Vivi la vita di un rapinatore, i sim in cerca di una vita eccitante e pericolosa possono diventare ladri, famigerati in tutto il mondo. Metti a segno colpi pericolosi, ruba gioielli, gestisci un'associazione internazionale di ladri. Sii una rockstar, forma una band e vai in tour per guadagnare fama, fortuna e nuove esperienze. Suona una varietà di strumenti, dalle chitarre elettriche alle batterie, perfeziona le tue abilità sul palco. Beh, mi piace veramente, veramente tanto, ragazzi. Ditemi anche voi cosa ne pensate. Queste erano le news. Io ve le ho lette proprio da qui perché volevo leggervi i sondaggi completi. Quindi ditemi cosa ne pensate, cosa aspettate di più, cosa vi è piaciuto di più tra questi sondaggi, quale espansione vi ha entusiasmato di più, quali vorreste che uscisse, e se anche voi pensate come me che vacanze invernali expansion pack non abbia senso e che non lo so, io vorrei tutte le stagioni in un expansion pack, al limite in un game pack. Potremmo amplificare le vacanze invernali, non so, ditemi se anche voi la pensate così. Ditemi quale altro Game Pack, Expansion Pack vi è piaciuto. Benissimo, ragazzi. Con questa rubrica Rumors è tutto. Noi ci possiamo fermare qui. Mettete un bel like se vi è piaciuto. Lasciate un commento. Iscrivetevi al canale, anche al canale di Facebook e di Instagram che vi lascio in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!